Insieme si può sperare in un mondo più pulito. Partendo dalle scuole, la cui adesione anche quest'anno non manca in occasione del World Clean Up Day a Busto Arsizio. Tante soprattutto che collaborano già da tanti anni, per cui ci fa piacere che rimanga questa fedeltà all'iniziativa e quindi la consideriamo un momento veramente molto importante anche dal punto di vista educativo. Quindi non è solo l'effetto Greta. No, no, no. Questa scuola, l'ultima alla quale stavo pensando in questo momento, addirittura lo sta facendo da 20 anni. L'effetto Greta però riteniamo sia importante perché consente di mantenere alta l'attenzione su un aspetto molto importante. Adesso qui stiamo pensando a pulire i luoghi nei quali viviamo, però pulire il pianeta significa tante altre cose. Oltre agli studenti, domenica tutti i cittadini saranno chiamati a rimboccarsi le maniche per liberare dai rifiuti alcune aree cittadine, grazie al materiale messo a disposizione da AGESP. Due gli appuntamenti alle 14:30 in via Pisacane, di fronte alla sede dell'associazione ambientalista, e mezz'ora prima al Parco Cascina Rossi del Rione Sant'Anna con i giovani volontari della Junior Chamber International. L'appello è per tutti i giovani cittadini attivi tra i 18 e i 40 anni che vogliono partecipare in questa bellissima iniziativa che è stato il patrocinio comune di Busto Arsizio e collaboriamo anche con Legambiente. Quindi mi sembra un'ottima occasione per renderci partecipi di un cambiamento positivo nella nostra città. Ovviamente l'evento è esteso anche a chiunque voglia partecipare.